Sono nato al di qua di questi fogli, lungo un fiume. Porto nelle narici il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio di quando nevica, la memoria lunga di chi ha poco da raccontare. Il nord e l'est, le pietre rotte dall'inverno, l'ombra delle nuvole sul fondo della valle sono i miei punti cardinali. Non conosco la prospettiva senza dimensione del mare. E non era l'Italia del 70 chiusa forte, ma una bolla, minuti raddensati in secoli, nei gesti di non stare fermi nel mondo, cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste, i ceppi che erano state un eco di tempo in tempo rincorsa, di falda in falda, dentro il buio. È il gatto che si stende in questi posti, sulle lamiere di zinco, alle prime luci di novembre, raccoglie l'aria di tutte le albe del mondo, come i semi dei fiori portati, come una nevicata leggera ho sognato di raggiungere i miei morti, dove sono le cose che non vedo quando si vedono. Amerigo devoto a Gina che cantava a voce alta la messa di Natale, il tabacco comprato da Alfredo e Rino che sapeva di stallatico, uomini, donne, scampati al tiro della storia, quando i nostri aliti di bambini scaldavano l'inverno, e di là dalle montagne azzurrine, di là dai muri, oltre gli sguardi delle guardie confinarie, un odore di cipolle e di industria pesante premeva, da parte di un'Europa tenuta insieme da chiodi ritorti e bulloni, martelli e chiavi inglesi. Il futuro non è più quello di una volta, è stato scritto, da una mano anonima, geniale, su di un muro graffito alla periferia di Udine. Il futuro è quello che rimane, ciò che resta delle cose convocate, nello scorrere dei volti chiamati, aggiungo io. E qui, mentre intere città si muovono sulle piste ramate degli hardware e il presente irrompe con la violenza di un tavolo rovesciato, mio padre torna per sempre nella sua cerata verde bagnata dalla pioggia, e schiude ai figli il suo sorridere come fosse eternamente schiuso. Se siamo ancora cosa siamo stati, io sono lo stare di quell'uomo bagnato dalla pioggia che portava in casa un odore di traversine e ghisa, e qualche volta la gola di chiusaforte allagata dall'ombra si raduna nei miei occhi, da occidente a oriente, piano piano, a misura del passo del tramonto bianco. E anche se le voci del mondo si appuntiscono e qualcosa divide l'ombra dall'ombra, meno solo mi pare di andare, premendo un piede dopo l'altro, secondo la formula del luogo, dal basso all'alto, seguendo una salita. Allora, innanzitutto ringraziamo Pierluigi Cappello per l'ospitalità qui nella sua casa di Tricesimo, e per averci letto una poesia dal suo ultimo libro, della sua ultima raccolta, Mandati a dire all'imperatore, edita da Crocetti nel 2010 e vincitrice del premio Viareggio 2010. E, ecco così, come prima domanda, dopo una serie di letture fatte insieme, vorremmo partire proprio dal titolo di questa raccolta, un titolo che è titolo e che però ritorna subito nella prima poesia, non appena il libro viene aperto, nella prima poesia e come titolo e come primo verso, anche uno dei primi versi di questa, e che non può non richiamare un'altra opera che è questo racconto di Franz Kafka, che è L'imperatore manda a dire, soltanto che qui, in questa tua raccolta, appunto, il titolo è invertito. Quindi non più un'autorità, un singolo, che manda a dire qualcosa dall'alto a un suddito o a dei sudditi, ma il contrario. Quindi non ci si pone più, diciamo così, in una dimensione di verticalità,
ma orizzontale in un certo senso, di compresenza e di compartecipazione. E appunto, proprio in questo capovolgimento del titolo, almeno ci è parso di notare una serie di direzioni che sembra indicare per poi poter leggere l'opera, e che sono, diciamo così, proprio interagenti anche tra di loro. Questo appunto posizionarsi dell'io che scrive non come autorità sembra proprio richiamare alla posizionamento di questo io all'interno appunto di una comunità. Quindi da una parte abbiamo la solitudine di questo io, di questo singolo, quindi questa isola in un certo senso, che è l'individuo con tutta la sua particolarità e con tutta la sua solitudine, ma che si colloca e riesce a scrivere e a parlare, perché si colloca all'interno di una comunità. Ecco, andando testo dopo testo anche emergono una serie di figure dai nomi propri, o comunque caratterizzate, specifiche, che fanno parte, che sono questa comunità, che circonda ed è presente, e con i quali questo io parla, si mette in relazione, si mette in dialogo. Ecco, vogliamo sapere appunto come questo rapporto tra io singolo e solitudine e comunità si rivolge poi nella tua scrittura, nello scrivere. Beh, allora, appunto partendo dal titolo, ovviamente un rovesciamento da Kafka, c'è anche qualcos'altro. Quando mi è venuta quella poesia, la prima, l'eponima, ha preso forma, mi è venuto di pensare anche agli stiliti, agli eremiti dell'Anatolia, che mandavano continui moniti agli imperatori d'Oriente, continuamente inascoltati poi. È affascinante la figura di questi stiliti, che hanno costituito una strada che poi, appunto, abitando, riempiendo di sé il deserto, è una strada che ha informato parte dell'Oriente. È come se lo spazio della creatività, lo spazio della originalità si fosse ritratto dai centri, soprattutto oggi, no? E fosse nascosto, fosse alla macchia, e vivesse e respirasse nelle periferie. Che poi anche il concetto periferia-centro è in gran parte saltato con internet, con la rivoluzione mediatica. Esistono un'infinità di centri, no? Ormai. E quindi, però, ecco, la figura è anche vero, però, che il potere, quello vero, decisionale, economico, risiede ancora, è ancora nei grandi centri urbani. E il monito di questa poesia, che poi apre tutto il resto, è un monito che riguarda il logoramento, lo svuotamento delle parole, è questo, e con esso, con questo svuotamento, anche la perdita di senso, no? delle nostre esistenze. Le parole, come abbiamo detto stamattina, sono anche dei concetti, parlano con sé anche dei concetti che servono ad orientarci, è da sempre così, no? Negli spazi, nello spazio dell'altro, a definire una realtà per successivi contrasti e aggiustamenti. Ebbene, quando vengono meno i significati stessi delle parole, ma soprattutto il loro peso, il fatto che vengono da questo continuo logorio mediatico sganciate dalla realtà, no? Allora anche noi abbiamo delle difficoltà a orientarci.
E quindi diciamo che il monito è quello, ma parlando della parola in sé, ecco, si portano dentro moltissimi altri aspetti. La parola trascina con sé moltissimi altri aspetti, uno è il tempo. E allora anche in relazione, tu mi chiedi, si pone questo io rispetto alle altre figure? Ebbene, c'è proprio... sono persuaso che, insomma, noi portiamo dentro, noi dobbiamo, anzi, dobbiamo, siamo tenuti, chi scrive soprattutto, e chi scrive poesia in particolare, siamo tenuti a dare delle risposte ai nostri morti, in un certo senso, dobbiamo darle queste risposte, semplicemente... per il fatto che le nostre azioni si inscrivono nelle loro, in un rapporto anche di contrasto, anche di rottura con le azioni di coloro che sono stati. Ma dobbiamo anche delle risposte a coloro che verranno. E io vedo questo flusso di uomini, di esseri umani che attraversano il tempo come un flusso a un tempo ininterrotto e segnato però da profonde, da profonde spaccature. Non è un flusso pacificato. Io credo che ci sia questo aspetto. E questo aspetto connota anche il nostro tempo. Il nostro tempo è inteso proprio come il nostro stare dentro, il nostro disporci dentro la realtà, il nostro essere ritmo, e in più dobbiamo delle risposte anche in chiave sincronica a coloro che vivono con noi l'epoca che stiamo vivendo. Per cui, ecco, il cardine di tutto quanto è, proprio nel suo significato etimologico, il concetto di responsabilità che porta con sé la parola. E questo concetto si pone in maniera gratuita e disarmata in opposizione, invece, all'irresponsabilità con la quale le parole vengono usate spesso. Abbiamo esempi quotidiani, soprattutto dalla televisione. E quindi, quando ci sono in molte mie poesie queste figure, queste ombre che premono, in realtà non sono ombre, sono presenti, affiorano alla luce nello stesso momento in cui vengono pronunciati quei nomi. Perché portano con sé una storia, perché a quei nomi, a quelle azioni, noi dobbiamo delle risposte, e agendo e interagendo in maniera specifica con ognuno di loro. Infatti, ad esempio, ora non ricordo precisamente la poesia, però c'è un verso in cui tu dici: parole che erano sassi. Sì. Proprio questa, sì. Questa... proprio a sottolineare il peso della parola, e da una parte anche, dall'altra parte anche la resistenza, appunto, e la persistenza che nella parola si ci deve essere, sì, per aderire in un certo senso. L'anello che sei stato. L'anello, sì, che sei stato. Per aderire in un certo senso alla cosa, e quindi un sostanziarsi di un significato, se così si può dire.